Siamo in collegamento con la signora Nerina Peroni, che ormai possiamo dirlo è una star dopo la sua partecipazione a Tu sì che vales. Intanto la ringraziamo per essere in collegamento con noi. Grazie a voi. Allora, innanzitutto le chiedo allora proprio, partiamo da lì, che esperienza è stata questa partecipazione di grande successo a Canale 5? Ma è stata, che come dire, io la devo sempre cominciare dal principio, perché in se stesso non avrebbe avuto motivo di venire Canale 5 nella mia vita, o io entrare nella storia di Canale 5. È stato proprio venire alla casa di riposo che mi ha portato questo regalo molto particolare e inaspettato. Io sono venuta qui. Certo. Da tanto tempo che non suonavo più, non esercitavo, oramai in famiglia non avevo più nessuno. E ho detto vado in casa di riposo, troverò degli amici. Sono venuta con delle buone aspettative, ma ne ho trovate di 100 volte meglio sotto tutti gli aspetti. Prima di tutto l'aspetto umano, è venuto tutto con una semplicità, una spontaneità, una cosa che mi lascia ancora di stucco adesso. Io, se uno avesse voluto organizzare tutta questa cosa, dire ti mandiamo in casa di riposo perché vedrai che lì capitano cose inaspettate. No, non si sarebbe potuto fare. Invece è venuto tutto così semplice. Sono andata in là e già ho visto che la prima volta è stato bello, divertente, un'esperienza che io non avevo, perché il mio modo di andare in pubblico era diverso. Allora, Nerina era oltre 20 anni che non toccava più il pianoforte per varie vicissitudini della sua vita. E poco più di un anno fa è entrata in casa di riposo e una serie di combinazioni hanno fatto sì che nostra cugina, che è la caposala Clementina Chiarlo, l'ha riconosciuta come una delle nostre prime allieve. E allora ci siamo messi in contatto e l'abbiamo invitata all'Anima Festival, all'Anfiteatro dell'Anima, che organizziamo tutti gli anni una grossa manifestazione, io e mia sorella Natasha. Dopo questa esibizione, appunto, con grande successo, ne hanno parlato i media, i giornali, e la redazione di Tu sì che vales si è messa in contatto con noi dell'organizzazione proprio per invitarla alla trasmissione. È stata una bellissima esperienza di alta professionalità e ho portato a casa comunque dei ricordi fantastici di questa esperienza con Nerina soprattutto. Ha parlato di un messaggio, signora Nerina, qual è il messaggio che ha voluto lanciare dal palco di Tu sì che vales? Il messaggio è che io volevo dire che io sono una persona, grazie a Dio, gioiosa. Ecco, per me la gioia, il divertimento, ma il divertimento nel senso migliore della parola, deve essere quello che tiene sulla nostra vita. Dico sempre, tenere preziose le cose che abbiamo mentre le abbiamo, perché non dobbiamo domani rimpiangere di averle buttate via così. E così, io ho vissuto così e mi sono sempre trovata bene. Sono arrivata fino a questo punto. E volevo dire, io vengo da una casa di riposo, ci ho tenuto a dirlo. E per me è importantissimo essere in una casa di riposo, sentire che qualcuno magari ha il coraggio di lamentarsi perché il cibo è freddo o perché non è ben cotto. Ma sì, ma ragazzi, ma capite che cosa avete mentre siete qui? Ci fanno tutto. Siamo amati, riveriti e tutto quel che si può pensare per una persona viene fatto, senza il minimo pensiero. E non so io sinceramente se si può desiderare di più. Ma siccome non si può desiderare, a me è capitato anche il di più. Dico spesso a chi mi fa, diciamo, i complimenti, che io gradisco anche se sono superiori all'aspettativa, che tutte queste persone che mi hanno omaggiata hanno capito anche quello che io non ho detto. Però era quello che volevo che arrivasse, quello che non ho detto. E loro l'hanno capito lo stesso. E quindi vuol dire che c'è una sensibilità nel mondo che va sfruttata. Bisogna avere il coraggio di dire il mondo è bello, la vita è bella, le persone sono buone, c'è tanto bene in giro. Ma mettiamo un po' il dito su questo bene e non sempre sulle cose che vanno così così.